shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Del mare, è una bella fatta, meravigliosamente, devo dire. La faccia è un'interpretazione stupenda, complimenti ragazzi. Non buttiamo la plastica al mare, questo è il messaggio che arriva dagli amici di Bagnolo. Questo arriva da Bagnolo, facciamo un applauso, un mare di plastica, questo è il carro degli amici di Bagnolo presenti, che vogliono sensibilizzarci sul rispetto dell'ambiente e del mare. Non buttiamo la plastica in acqua, rispettiamo e difendiamo il nostro mare meraviglioso del Salento, e questo è il messaggio che arriva da Bagnolo, grazie ragazzi, e questa è la munnezza del mare che prende vita qui, eccola qua, l'onda di plastica, grande, che spettacolo, non ho mai visto interpretata meglio la plastica a mare come la sto vedendo oggi, sento quasi grazie a voi il profumo del mare, la salsedine sul vostro volto, una cosa meravigliosa. Guarda,
per tutti gli amici presenti che sono venuti ad assistere alla nostra sfilata, cortesemente cerchiamo di lasciare libero il passaggio per il corteo, quindi o siamo sul marciapiede o siamo dall'altra parte. Lasciamo libero il passaggio dei carri e dei gruppi mascherati, cortesemente non intralciamo il percorso in modo che sia molto più fluido lo scorrere dell'evento, grazie. La plastica, un virus del mare che uccide, e questo è il messaggio degli amici di Bagnolo, massimo rispetto per il nostro mare del Salento. Siamo in diretta su radiok.it, diretta streaming, non potevamo essere presenti sul web chiaramente, non soltanto live ma live sul web, grazie all'amico di Radio OK, sintonizzatevi anche sui vostri iPhone, telefonini. Dopo il mare di Bagnolo e il rispetto dell'ambiente, arriva il grande colore del carro numero 4, il carro del Madagascar. Applauso per gli amici del Madagascar. Con le mani a tempo tutti quanti. Al ritmo dei Bundabash, questa è l'energia, i pinguini, il leone, la giraffa, tutti insieme, non ti dico no, i Bundabash e la Bertè, con il carro del Madagascar, l'ippopotamo, ci sono tutti i grandi personaggi del noto cartone animato. Scusa, venga un attimo, si presenti, venga! Facciamo un applauso al passaggio degli amici del Madagascar, applauso amici di Vernola, decima edizione del Carnevale Vernolese, bentrovati a tutti e benvenuti! Evento promosso dall'assessorato al turismo e lo spettacolo del comune di Vernole, manifestazione interamente sostenuta dalle sponsorizzazioni degli operatori aziendali e commerciali, quindi grazie a tutti gli sponsor che hanno reso possibile la giornata di oggi. Chi dice donna dice danno, grande verità, ed ecco arriva un uomo bardato di mimosa. Amico di Radio OK, riprende tutto quanto live, siamo in diretta streaming sul web. La dottoressa Linciano cortesemente sul palco, dottoressa Linciano. Donne, no? L'omaggio delle donne, dove venite voi da? Da Melendugno. Da Melendugno, gli amici di Melendugno fanno un omaggio al mondo femminile del Salento. La dottoressa Linciano cortesemente sul palco, grazie dottoressa Linciano. Questo è l'omaggio, marzo, profuma di mimosa. Il mese che profuma di primavera, e questo è l'omaggio degli amici di Melendugno per il mondo femminile. Facciamo un applauso agli amici di Melendugno. Viva il fiore della mimosa, qui presente, rappresentato magistralmente in piazza Vittorio Veneto per la decima edizione del Carnevale Vernolese.
stiamo vivendo tutti insieme il lunedì più pazzo del Salento. Chi l'avrebbe mai detto, un lunedì così folle non si vedeva da tempo qui nel Salento. Lo stiamo costruendo e vivendo con questi colori, questa energia insieme, da Vernole, passando per Melendugno, fino a Bagnolo e tanti altri paesi rappresentati qui oggi tutti insieme per la 10ª edizione del Carnevale Vernolese. Radio KTV riprende in diretta streaming, cercatelo su Facebook, sul web, ovunque, il nostro amico Radio K, l'unico maestro che trasmette tutto in diretta, live, con grande qualità e competenza tecnica, anche gli eventi di oggi. Faccio anche una ripresa a Gianluca Battista come omaggio. Facciamo l'applauso e prima l'esibizione. Il grande Francesco Milanire, se vuole farti una foto. Mi spieghi qual è? Io volevo incontrarti da sola. Maestro, lei di dove viene? Di dov'è lei, maestro con la trombetta? Lei dove trombetta solitamente? A Vernole? Lei di qua, di Vernole proprio?
Volevo capire se ci sono ragazzi single presenti. Ci sono ragazzi single? O tutti fidanzati? Ragazze single ce ne sono? E lui è single? Me lo portate qua per favore? Portatemelo là per favore. Non fare il timido, che so che stai cercando fidanzata. Vieni qua. Vieni qua, sali. Facciamo un applauso a Fiducia, ragazzi, facciamoglielo. Come ti chiami? Emanuele. Emanuele, Emanuele, da quanto tempo sei single? Mutu. Mutu, effettivamente. È rumeno, Mutu. Cioè, più forte questo applauso, per favore. Da te, da quant'è che non si... Da una vita. Da una vita, è il momento di recuperare. Allora, come cerchi la fidanzata, più o meno? La vuoi del posto, la vuoi fuori del paese? Dove sei innanzitutto, di qua? Sì, sono d'inverno. La vuoi d'inverno o la vuoi dei paesi limitrofi? Indifferente. Indifferente. Il paese è indifferente, zona indifferente. Come la vuoi, bionda, mora? Indifferente. Indifferente. Basta 37 gradi che respira, ho capito. Cioè, noi che grande. Geox. Va benissimo. Età più o meno? Tu quanti anni hai? 20. 20, ma ti piacciono le MILF? Oppure. Allora ti piacciono le MILF, brutta sporcaccia. Senti, la sera su che sito stai solitamente buttato in questo periodo? È quello? Quello che penso io? YouTube. Allora, tu sei salentino, vero? Sì. Allora, i Sud Sound System li conosci? Qual è la canzone che identifica i Sud, il territorio? Quale potrebbe essere? Casa mia. Casa mia, come fa? Sono negato. Sono negato fa? Tu sei negato, non la canzone che fa sono negato. Senutte Sherry. Ma è delle radici. Lo vogliamo fare cantare a tutti quanti. Tutti i salentini presenti, voglio sentirvi urlare a squarciagola. Senutte Sherry, mai delle radici. Rispetti puro qui c'è degli paesi lontani. Senutte Sherry, mai te due de casta. Vieni. Dai più valore alla cultura ca. Tieni. La sai, tu tieni, dice, tieni alto, tieni. Simu. Delumu. Allora ragazzi, con le mani a tempo. Simu salentini delumundu cittadini radicati a Lime. Savi. Uli greci e pizza. Tieni. Uniti sta su stile oce culli. Dimmi ti e te due te casta. Tieni. Se non te scegli mai le due te caieni, dai più valore alla cultura cateni. Si usa lentini dell'umundo cittadini, radicati alla linea savi, quelli invece bizantini. Uniti in trastu stile oce, quelli giamaicani, di mette le due te castaglieni. E non lo prendo il calma, non può non fare letto. E non vede filo no, che all'italiano non lo saggio. Casa mi metto con rifletto, guarda lo giamaicano. Perché l'importante è questa in un poco di tutto. Anche se te lo so, professore, la cosa mi interessa su capace pure mi hai visto. Se ne qui tu che io faccio, mi metto già tra succe posto. Perché tu pensi io, che ha deciso del mio stesso, che la vera cultura è allora. E cosa è vivere, tu piessi testo, ma sempre senti per la vita ed è dura. Salvatore, Salvatore, te pare che è tempo di me. Siamo ne mo' qua. Sì, tutti insieme. Siamo ne vedo, ma dice da me lo facciamo. Tutti insieme, diciamo alla dove vediamo Anastasia Mai. C'è gli amici, tu le amiche hanno depressa, più li facciamo aspettare, cantiamo uscire. Qua sulla litorale c'è già casino, tocca buttiamo un prima con noi imbottigliamo, questi che manco non è più pure di vedimo. Ma ci ballamo e se per voi me una quanta gente tutti piccati beni destro ritmo a volgente. Senti c'è per un disco che l'usilletta sta a mente. Senti c'è per la cosa che c'è la mia sesente. E questo è solo l'inizio di sta grande serata. La parte più bella mica ancora arriata. A vedere quando tutti i cantanti si cucchiano e uno dopo l'altro subito uno canta. E per la festa si la cena festa. Siamo a ballare, andanzi a mare. C'è musica dal vivo sulla spiaggia. Aspettiamo benvenuti, benvenuti a tutti, benvenuti. Al decimo carnevale San Giusto Bernolese, lunedì pomeriggio. E se
Baby, guys in the hot tonight. I can see it in your eyes. We've been down and out for so long. Think it's time to move on, yeah. So come roll with a winner, winner. Drop top, feel it some other winner, winner. The fire will try, but them can't come closer. Shocking, pull up, get you know it's over. Flex, time to have sex. Push up to back, get me know this is enough. Flex, time to have sex. Let go, never say, can I do this now? Check out my account. Allora, bravi, la sapete, amore e capoeira, però dovrei sapere che nel Salento l'amore non è amore e capoeira, l'amore nel Salento è amore a Calimera. Lo sapete che noi cerchiamo sempre, spesso, i ragazzi, ai giovani, mi dico, quante volte utilizzate i social per rimorchiare? Facebook, Instagram, iniziate a mandare, guarda, guarda che tronista di uomini e donne, la che ciuffo meraviglioso, guarda. Non fare finta di girarti, girati, come ti chiami? Che bello, che bello, sembra uscire da un film di James Dean, presente. Capita spesso di uno, ci provo, Franco, Franco invece old school, vogliamo far vedere Franco, tu che telefonini usi? Vogliamo far vedere un pochettino al pubblico, l'uomo vero, l'uomo maschio, guardate ragazzi, due telefonini perché uno è per l'amante chiaramente, c'era due, tre, a seconda, il Nokia ragazzi, facciamo vedere il Nokia, voi forse i giovani non sapete neanche dell'esistenza, una volta questi qua, li caricavi una volta, un giorno, e stavano bene per 10 giorni pieno di batteria, potevi lanciarlo dal sesto piano, rimbalzava e tornava indietro. E si pecora. Lui non sa cos'è WhatsApp, lui non sa cos'è Facebook, lui non sa cos'è Instagram, tieni Franco, invece noi siamo la generazione del 2%. Il 2%, una presa elettrica, si sta scaricando il telefonino. Gente si litiga perché sta online su WhatsApp. Se manco li cani oggi mandi un messaggio alla ragazza tua. Lei te lo manda a te. Tu visualizzi e non rispondi, le tragedie greche iniziano. Perché tutti pretendiamo la risposta immediata, abbiamo l'ansia, la doppia spunta blu. Dicevamo amore Calimera, c'è qualcuno di Calimera qui presente per caso? Non siamo lontanissimi da Calimera. Questa è una storia vera, successa veramente a me. Io stavo chattando con una ragazza e quindi l'amore si è trasformato, l'amore a Capera, l'amore a Calimera. Ho bisogno delle mani a tempo per sentire com'è la versione salentina di questa canzone. A tempo tutti quanti, con le, a chi non batte le mani, le morroidi vi vengono ragazzi. Non è una cosa bellissima. A tempo, tutti quanti. Sì, devo fare un po' di più la voce alla Giussi Ferreri, un attimo. Avevo solo voglia di chattar con fighe nuove, non importa lu paese, basta casu bone. Mi hai detto ciao, ti scrivo da Corfù. Ma che cazzo sta dici, case sinti depa tu. Fai foto in riva al mare col tanga interdentale e citigarsi all'orca, ma la porca qui sei tu. Qua il ritornello cambia. A tempo con le mani insieme ancora. Cercavo un pecoreggio, ho trovato te. Ti filtri così forte, cupari Bonaforte. Ti tagli a Formentera, ma frigia Calimera, li purpi da tastiera, arreto alla scogliera. Amore a Calimera. L'amore ragazzi, cosa si fa a Calimera il talento? Musica Gianluca, vai. Vai Gianluchino, vai, musica, facciamoli ballare. Forza, col suo più coratore ragazzi. Forza. Faccio di tutto, prendo e mi butto. Sei lesionati, super collaboratore e il grande Salvatore, 92 anni di pastorizia. Cervello nel frigo, quanto stai figo, capisci che dico, sarò in tatu di cui mi pentirò. Andre, a casa non posso stare.
mancare il cielo. Ma solo viaggiando si può crescere davvero. Leggi la mia amica tutto e mi piccia la borsa. Portami in diretta, siamo in diretta. E ricorda che ogni cosa che ti scusa non ritornerà, forse non ritornerà. Racconterò mille storie d'amore con un filo di voce. E se ti rubo un bacio quando sei distratta, in fondo che male c'è. Portami con te in questo viaggio senza meta né destinazione. Portami con te. Voglio sapere, giriamoci verso il pubblico, giriamoci da quella parte. Pecora, voglio sapere chi pecora di più fra tutti e due, Salvatore. Chi è che... Abbiamo 1100, abbiamo praticamente la versione più forte, più prepotente. Voglio sapere, Salvatore, lui dice che ogni giorno fa l'amore, tu? Tutte le notti. Ah, ok, lui dice uno di giorno, quando cala la tenebra arriva tutte le notti, Salvatore. Alla sera comincia alle 8 e finisce alle 6. Se sbagli, se faccio presto, quando dai pausa la mattina, dopo finito di mangiare e se pecora bueno. Ragazzi, mi raccomando, questo è l'orario, mi raccomando, segnate voi giovani, dopo finisce la mattina, quando si finisce di pranzare. Volevo capire, ma con l'aiutino della pasticchetta blu, Franco, no? Senza pasticchette. No, due me ne prendo, due. Con una lì alle 11. Prima alle 11, con due arriva alle 12. Ragazzi, pensate che questi due insieme fanno 1400 anni, cioè, fategli un applauso per favore, perché non sappiamo, noi si arriviamo manco fra decenni. Questi qui sono straordinari. Applauso per i super pecoratori del Salento, lo storico incontro qui in piazza Vittorio Veneto. Musica, Gianluca, vai, musica. Le digo hola, ya me dice goodbye. Le digo nena, como tú ya no hay. Dice que tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por qué está. Piki, 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 piki. Demasiado piki, 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 piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Ragazzi, è stato ritrovato questo porcellino, questa porcellina. Se qualcuno l'avesse smarrita, sappiate che qui ce l'abbiamo noi. Ok? Questa piccola porcellina sta qua in console. Ella me mira come se fuera un payaso. Y aunque lo intenté, al final no tiene caso. Dime qué pasó, cuál es tu rechazo. Why? Il mercato di Venezia. Il passato stanno arrivando. Stanno tornando. Ci siamo quasi. Questo è il decimo appuntamento. Ricomincio da noi. Ragazzi, mi raccomando, fate molto casino in piazza, perché la giuria vi sta osservando, è fondamentale. Ragazzi, possiamo spostarvi un attimino, lasciarvi un pochettino la visuale, perché questo qua sarà il nostro teatro, è qui che valuteremo le esibizioni. Apritevi un pochettino, ragazzi, apritevi, spostatevi, lasciate libero di fronte al palco
questo è l'arrivo dei gruppi, il gruppo mascherato ricomincia da noi. La giuria vi osserva, ragazzi, è importante fare Casciara e Baldoria. Adesso scopriremo tra pochissimo chi vincerà. Prende vita grazie al gruppo Ricomincio da noi qui in Piazza Vittorio Veneto, alla 10ª edizione del primo gruppo mascherato che si esibisce qui nella parte finale della giornata di oggi. Volesse approfittare della conoscenza di questo bel giovane, ma la barba è vero finto, neanche sono mercante, numero uno, ecco. È numero uno, quindi per la giuria la maschera singola numero uno della 10ª edizione, grazie al mercante di Venezia. Poi abbiamo Giulio Maschera, facciamoci vedere Giulio, maschera singola numero 4, abbiamo Giulio direttamente dal mondo Lego. Ci sei divertito Giulio? Sì. Vuoi vincere? Ah, vuoi vincere? Vedi, noi diciamo alla giuria che Giulio vorrebbe vincere, vedremo come andrà. Facciamo un applauso alla maschera singola numero 4, Giulio il Lego, grazie Giulio. Poi siamo pronti per accogliere il secondo gruppo mascherato?
eccolo, stanno già ballando, sono sulla sinistra. Ma no, musica, non hanno niente. Non hanno chiavette, non hanno nulla, perché loro hanno la loro musica live. Rifacciamo un applauso alla loro musica live. Ma... Facciamo un applauso ai amici di Carpignano che sono presenti. Allora, cosa rappresenta questo, il vostro gruppo? Allora, il nostro gruppo è il Cartoons Game. Praticamente sono vecchie glorie degli anni 80, cartoni animati vecchi, con i nuovi arrivi di Fortnite. No, noi non li conosciamo, li conosceranno sicuramente i bimbi, i ragazzini. Un mix fra passato e presente, insomma, dei nostri anche cartoon, vedo. Perfetto. E quindi era per farli conoscere a loro e loro per presentarsi a noi. Metta qualcosa, che musica ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ok, allora vediamo l'esibizione del gruppo di Carpignano. Ragazzi, fate spazio per fare ballare i gruppi, ragazzi, centratevi un po' di più. Let's go, Jack. Abbiamo personaggi. L'oratorio di Carpignano ci rappresentano i personaggi del passato e i personaggi di oggi più amati dai bambini. Let's go, childish. Messaggio agli amici dell'oratorio di Carpignano, che per il vecchio e il nuovo la linea è molto sottile, tutto ciò che corre divertimento è molto simile fra loro. L'oratorio di Carpignano ce l'ha raccontato a modo loro. I personaggi degli 80-90 a quelli di oggi non cambia molto. Grazie giuria, prendete appunti riguardo loro. Andiamo avanti col prossimo gruppo, gli amici dell'Istituto Comprensivo della 167. Vorrei qua un rappresentante che può parlare prima dell'esibizione, un rappresentante del gruppo. Sufrir es mejor olvidar y dejarlo así.
così con questa manifestazione augurare ai nostri bambini a sorridere sempre. E come dicevano i nostri nonni, cuore allegro, Dio l'aiuta! Appunti riguardo alla nostra esibizione del vostro folklore. Andiamo avanti. Il prossimo è il carro che viene dal Madagascar. Il tema è il rispetto delle origini. Una zebra stanca di vivere in cattività decide di scappare dallo zoo di New York. I suoi amici la inseguono per riportarla indietro, ma tutti insieme finiscono, come sappiamo, in Madagascar. Loro dicono: abbiamo scelto questa storia perché con allegria e leggerezza ci ricorda l'importanza del rispetto delle proprie origini e della libertà di tutti gli esseri. Il carro è stato realizzato con ferro, cartapesta, legno e materiale da riciclo, insieme alla voglia di stare insieme che lega da anni il nostro gruppo. I vestiti sono stati confezionati grazie all'impegno e alla pazienza delle nostre sarte. Le coreografie realizzate dalle nostre ragazze dopo mesi e mesi di prove, ma anche di tanto divertimento. Quindi accogliamo con un grande applauso gli amici del Madagascar. Là, verrà fatta l'esibizione? Invitiamo la giuria a scendere perché l'esibizione verrà fatta sulla strada e non fronte palco. Con le mani a tempo, tutti quanti con le mani! No, di là! Niente, niente mani, dopo. Mani, mani mozzate. Ciao. Giulia. Giulia e Lisa, poi abbiamo, facciamo un applauso a queste meravigliose maschere singole, il nome è Giulio, la del Giulio, e poi questo piccolo torero, come ti chiami? Diego, che bello, maschera singola numero 3, numero 2, numero 4, facciamo un applauso, grazie per aver partecipato a questo carnevale. La giuria prende intanto visione delle vostre maschere singole. C'è qualche altra maschera singola che magari è qui in zona? No, possiamo andare avanti col prossimo gruppo? Chi abbiamo adesso col prossimo gruppo deve esibirsi qua? Non ne abbiamo? Forse sono loro con i nostri amici con i coccodrilli? Ah?
coccodrilli, serpenti, rettili, rettilario. Okay. È capitata? Tanto la giuria dall'alto del palco scruta e osserva tutti i gruppi, tutti i carri. Stanno osservando le loro esibizioni. È importante fare casino, fatevi riconoscere, fate baldoria, perché è importante questo momento per la premiazione finale. La giuria in questo momento sta decidendo le vostre sorti, mi raccomando. Piccolo Giulio, dov'è? Degli amici di Cursi, prendere la vita con leggerezza. Facciamogli un applauso agli amici di Cursi. Mi raccomando, non andate via, perché fra un po' ci saranno le premiazioni finali. Vola. E finisce qui questa esibizione degli amici di Cursi, il carro prendere la vita con leggerezza. La giuria si consulta seriosamente. Siamo oltre 500 contatti sul radio TV più. Il nostro maestro delle dirette streaming live. Radio K presente qui. La giuria mi comunica che abbiamo preso atto del... Attenzione. La scaletta tutto a posto. Non c'è stato nulla di particolare. L'elasticità della nostra giuria va oltre la defezione di una scaletta. Allora, forse è il momento, gli amici di Bagnolo, del mare inquinato. Ci siamo? Ci siamo? Possiamo fare la vostra esibizione? No. Okay, allora aspettiamo il presidente e poi vedremo l'esibizione e conosceremo bene gli amici di Bagnolo.
Un saluto alle forze dell'ordine presenti che ci assicurano la nostra tranquillità per poter fare gli scemi tranquillamente in modo lesionato, in tranquillità. Grazie a Polizia Municipale, Carabinieri presenti qui in piazza Vittorio Veneto. La giuria c'è, ragazzi, la giuria è in mezzo a voi, sta osservando tutto. Non dovete vederli fisicamente perché loro ci sono a livello spirituale, che è più importante della cosa fisica. Il presidente è arrivato, il presidente, eh? Andò al bar a prendere un caffè il presidente, ma importante. Caffè a quest'ora, caffettino, chi non lo vorrebbe? Oh no, Pasqua. Continua la sfilata, gli amici di Bagnolo, gli amici di Bagnolo presenti, ciao Massimo, gli amici della Cuccagna anche. Okay. Allora, la giuria osserva un po' quello che accade sulla strada, un po' quello che accade qui in piazza, perché sapete noi l'abbiamo diviso un po' in una manifestazione, perché non tutti i carri possono esibirsi qui sul di fronte palco, quindi adesso è il momento. Contemporaneamente vediamo gli amici di Bagnolo sulla mia destra, ma fronte a me una meravigliosa spazzatura in mare, una plastica, guarda, mai rappresentata meglio. Questa è l'onda dell'immondizia a mare, quando buttiamo le bottigliette. E questa serve una base? No, ma tutto a cappella fate, incredibile, cioè senza musica, senza niente. Che coreografia straordinaria, mesi e mesi di prova per vivere questo momento straripante. Guardate la sinuosità dei movimenti, gesti tecnici. Adesso raccolgono qualcosa, ci hanno visto per terra, qualche 100 euro. C'è il presidente, dov'è il presidente? Abbiamo un rappresentante, fatelo salire qua per favore, voglio sapere tutto di voi, come nasce l'idea di questo carro, tutto voglio sapere, forza. Allora lei è il signor Salvatore in plastificato per l'occasione, prego signor Salvatore, prego. Il nostro carro si intitola Un mare di plastica. La Prologo di Bagnolo del Salento ha voluto presentare in questa sfilata carnevalesca un problema serio: la plastica nel mare. Come simbolo di questo disastro ambientale abbiamo rappresentato una balena, visto che negli ultimi decenni è l'animale che principalmente ne subisce le conseguenze, fino a portarla alla morte. 8 milioni di tonnellate di plastica al giorno vengono riversate negli oceani. È scientificamente provato che per smaltire una bottiglia di plastica devono passare 450 anni. Nel 2050 rischieremo di trovare più plastica che pesci, e le microplastiche che vengono ingerite dai pesci non fanno altro che danneggiare la nostra stessa salute. Consapevoli di questo immenso disastro, un modo per non inquinare sarebbe quello di non utilizzare più il materiale plastico, ma essendo questo un obiettivo ancora lontano nel tempo, purtroppo almeno impegniamoci a riciclare per un futuro migliore. Applauso! Ragazzi, il problema serio, mi raccomando, se non vogliamo vedere quintuplicati tutte queste schifezze qua, quindi vediamo di non buttare più plastica a mare, perché 2050 non potrebbero essere 6, ma milioni di gente qua, quindi non li vuoi, bastano questi. Noi non siamo venuti qua per vincere, ma per sensibilizzare tutta l'opinione, per arrivare a mettere sempre a riciclare la plastica e tutti i materiali riciclabili. Vi ringrazio, viva Vernole! Se il PD ti avesse conosciuto prima, al posto dei Zingaretti, ti ha messo a te, ti ha messo al posto dei Renzi. Che politico che ci avete, una cosa straordinaria, che fine dicitore, che meraviglia. Un
un attimo, c'è proprio lo slogan, ma poi il coro abbiamo. Com'è? Il mondo unito per il mare pulito! Il mondo unito per il mare pulito! E sta rizzicando le carni, guarda, una cosa meravigliosa. Quindi mi raccomando, se non li vogliamo vedere quintuplicati così del 2050, non buttiamo più plastica a mare. Uno vale 100, quindi va bene così. Andiamo avanti, la giuria ha preso atto della vostra esibizione, del vostro messaggio. Grazie per l'ironia, per il piacere con cui siete stati qui con noi, per il vostro colore e folklore. Grazie amici di Bagnolo, e invito a raggiungerci qui il prossimo gruppo mascherato. Abbiamo una rappresentante qui, la signora, prego, vuole fare il giro delle scalette. Il carro numero 5, leggo io. Noi siamo il carro numero 2 della Sì, un attimo, allora. Questo è questo qua, ok. Allora, gli amici di Bagnolo sempre, quest'anno, questi altri amici di Bagnolo, qua siamo pieni di amici di Bagnolo. Quindi facciamo un applauso alla rappresentanza del paese di Bagnolo presente qui a Vernole. Quest'anno loro presentano un carro dal titolo Mettiamo in pentola i valori della vita, partendo dall'idea che viviamo in un mondo frenetico e molto spesso si perdono di vista le cose veramente importanti. Ognuno di noi in un momento magico della giornata che accomuna tutto il mondo, come può essere per esempio la colazione, il pranzo, la cena, può simbolicamente dare priorità ad alcuni ingredienti, come per esempio l'amore, la felicità, la serenità, l'amicizia, la sincerità, la solidarietà, il coraggio e l'ospitalità. Questi valori sono rappresentati dai colori fluorescenti appunto dei loro vestiti, perché da sempre attraverso il cibo si sono costruite le comunità, i racconti e i saperi che l'umanità si è tramandata. Assaporare la cucina dei diversi popoli della terra ci permette di allargare i nostri orizzonti e di recuperare il gusto della vita. Quindi facciamo un applauso agli amici di Bagnolo, questa è la loro descrizione, e vediamo adesso la loro esibizione. La giuria vi sta osservando, mi raccomando, date il meglio di voi, musica. Ti presento un mio amico che lavora col fuoco, sempre tanto divertito, il suo mestiere fare fuoco, sembra a volte un pasticcione, ma è solo un golosone nel suo grande ristorante. Sembra più invitante. Primi, secondi, prosciutto e piselli, quante le pentole sopra i fornelli, pizza, patate, salsicce e ragù, torte, biscotti e tiramisù. Gira, gira nel pentolone, mille ricette per mille persone, un pizzico di sale, non ci pensi più, senti il profumino col tuo naso all'insù. Au, 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 miau, miau. Au, 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 miau, miau. Bianco e cucinarlo non è stanco, non si ferma un istante, pietanze ne fa tante, è un cuoco provetto, è il suo sogno nel cassetto, in cucina canta e balla, e tremonta anche la panna, primi, secondi, prosciutto e piselli, quante le pentole sopra i fornelli, pizza, patate, salsicce e ragù, torte, biscotti e tiramisù. Gira, gira nel pentolone, mille ricette per mille persone, un pizzico di sale non ci pensi più, senti il profumino col tuo naso all'insù. Au, 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 miam, miam. Au, 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 miam, miam. E si passa al branzino, sempre cotto a puntino, lui sorride poi cucina, qualche guaio poi combina, tra mille mani caretti, sul bancone dei dolcetti, ma il suo vero pezzo forte sono le gigantesche torte, primi, secondi, prosciutto e piselli, quante le pentole sopra i fornelli, pizze, patate, salsicce e ragù, torte, biscotti e tiramisù. Gira, gira nel pentolone, mille ricette per mille persone, un pizzico di sale non ci pensi più, senti il profumino col tuo naso all'insù. Au, 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 miam, miam. 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 Gli amici di Bagnolo!
Gli amici di Bagnolo erano loro, mettiamo in pentola i valori della vita. Ancora grazie, facciamo un applauso, grazie ragazzi per essere stati qui con noi. Gli amici di Bagnolo, proseguiamo. Il prossimo gruppo, le farfalle, aspetta, vediamo un attimo. Rione e Madonnina, Cursi, ok? È il momento loro, parliamo della farfalla che è stata sempre simbolo di trasformazione e di leggerezza. Loro dicono, abbiamo paragonato questo animale dalla leggiadra bellezza all'animo umano, all'io che è la parte più profonda del nostro essere. Le paure sono molteplici e di diversa natura. La paura del giudizio della gente, la paura di non farcela, la paura del cambiamento, la paura della verità, la paura di amare. A tutto ciò che non ci fa volare abbiamo dato l'aspetto di serpenti. Solo lasciando libero il nostro essere possiamo abbandonare il nostro bozzolo e trasformarci in farfalla e vivere la vita con leggerezza. Come scriveva Italo Calvino, prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto e non avere macigni sul cuore. Gli amici di Gusti sono pronti, facciamo un applauso, la giuria vi sta osservando da questo momento la loro esibizione qui alla 10ª edizione del Carnevale Vernolese. Ci siamo, Gianluca Battista, musica! Verrà fatta alla fine di tutte le esibizioni e andiamo avanti col prossimo gruppo mascherato. Magari se può venirmi incontro qualche rappresentante, qualche presidente, qualche referente del gruppo.
Nel frattempo arrivano tutti gli altri gruppi. C'è una sfilata nella sfilata, perché la nostra destra continua la fase di riscaldamento. Allora abbiamo qua. Io vado e bagno, non si paga mai, ha detto forse la prossima non te la paghi. Ok, il momento del gruppo profumo di donna, allora. Possiamo puoi salire qua, lo spieghiamo e poi scendi insieme a te. Cioè quando siamo pronti, ecco, stiamo piazzando, tu sali, parli e poi fate la ripetizione. Ok. Allora io inviterei qua il rappresentante del gruppo, voi piazzatevi tutti quanti, belle mimosette, mimosini. Ecco qua questo meraviglioso mimosa gigante, per conoscere meglio anche la finalità del gruppo, che è un gruppo contro la violenza sulle donne. Voi sapete che fra un po' sarà l'8 marzo, la festa della donna, loro vogliono accendere riflettori in un modo ironico per ricordare in un giorno così festoso e divertente il problema molto serio della violenza sulle donne, che loro vogliono combattere con questo messaggio colorato. Allora ci siamo, si nasconde qualcuno, un volto sotto questo, un albero di mimosa o una mimosa, cosa, chi sei? Avvicinati un pochettino, fatti vedere tutto il tuo splendore, tutta la tua maestranza. Alza il piede. Ok, ma metti più al centro, vieni, non sia timido. Ma non ti preoccupare, al massimo cadi, non succede niente. Allora, da dove venite? Da Acquarica! Un applauso per gli amici di Acquarica! Allora, avete rappresentato la mimosa, soprattutto perché so che il vostro gruppo è contro, vuole mandare un messaggio contro la violenza sulle donne. Certo, perché la mimosa è il fiore che rappresenta la donna, quindi noi vogliamo in questa occasione vogliamo rendere omaggio alla donna e alla violenza contro le donne. Infatti è nato solo per questo il gruppo, per rappresentare la non violenza sulle donne. Grazie dunque agli amici di Acquarica, siamo pronti per vedere la loro esibizione. Ragazzi, mi raccomando, date il meglio di voi, perché la giuria vi sta osservando e deciderà se sarete vincitori o meno, chi lo sa. Musica, Gianluca Battista DJ. Ah, deve scendere un attimino, giustamente. Attenzione che non vede niente, per favore fatelo passare. Caso si scontra contro gli altri alberi, fra legna su legna, non deve essere abbastanza doloroso. Ci siamo? Senza la mimosa gigante non possiamo iniziare a fare la coreografia. Mettetelo al centro, cioè fategli un applauso perché è arrivato ufficialmente Mimosa Man. È abbastanza inquietante questa mimosa gigante. Siamo pronti per... Ok, possiamo andare con la musica? Ok, ci siamo. La forza delle donne non può finire mai. L'amore delle donne non ci abbandona mai. La forza delle donne non può finire mai. Nella fine di una storia sulla scia, in silenzio se ne sanno andare via, se ti lasciano il fantasma dei ricordi dentro te, credi solo in tutto quello che non c'è. Con il nome Maria, donne
casa delle donne non può finire mai. L'amore delle donne non ci abbandona mai. Mascherato con questo importante messaggio contro la violenza sulle donne, facciamo un applauso per questo importante tema trattato nel carnevale di oggi, grazie ragazzi, più forte questo applauso. Nel frattempo ci ha raggiunti anche qui direttamente a Gellino San Marco Albano, facciamo un applauso per Albano presente qui a Vernone. Nel frattempo il prossimo gruppo è Fiocchi di Neve e poi preparate tutti i pelosetti che sono in gara per vincere il premio, tutti quanti dietro il palco, quando sarete tutti quanti vi conosceremo, ok? Tutti i pelosetti presenti dietro il palco. È arrivato Albano, un peso Vernale! Lugo l'adoro del Salento presente qui, non poteva grazie. Mancare questo carnevale. Grazie. In giuria sto oggi, eh? Ah, in giuria, quindi lei sta valutando. Aspettando la giunta che voti. Lei sta valutando. Allora, guarda che bello il prossimo gruppo mascherato, dal verde, dal giallo di Mimosa. Mimosa mi passiamo al gruppo Neve. Poi c'è un rappresentante qua, qualcuno di voi, ragazzi. Bianco Natale. Vuoi salire sul palco direttamente o vuoi parlare da qua? Allora, buonasera, come ti chiami? Anna, dove venite? Da Melendugno, siamo la compagnia del carnevale di Melendugno. Applauso ai amici del carnevale di Melendugno! Parli un pochettino del cosa avete rappresentato oggi. Allora, noi ci siamo ispirati... Sì, hai ragione. Ci siamo ispirati un po' a una nevicata che è successa un po' di tempo fa nel nostro Salento, una stranezza climatica che è quella... appunto della neve nel mese di marzo, un mese prettamente primaverile, e queste stranezze climatiche ci hanno fatto un po' riflettere sulla realtà del momento, sui cambiamenti climatici del nostro paese e soprattutto sulle catastrofi che succedono, perché alcune volte le manifestazioni non sono solamente di meraviglia come è successo a noi, siamo fortunati, ma alcune volte portano addirittura a uragani, cicloni, quindi vittime e distruzione, e la mano dell'uomo è sempre presente. Purtroppo ci mette lo zampino e la natura spesso si ribella, infatti l'uomo inquinando stravolge un po' tutti gli equilibri della terra, no? Del nostro pianeta, i nostri gli ecosistemi, insomma, che regolano appunto tutto il mondo. E niente, noi era soltanto un messaggio di sensibilizzazione verso il pubblico affinché si potessero usare delle forme alternative di energia, affinché si inquinasse di meno e insomma si salvaguardasse di più la natura. Grazie. Grazie a questo importante messaggio sociale degli amici di Melendugno. Allora vediamo la loro esibizione. Anche voi mi raccomandate il meglio di voi, perché la giuria vi sta scrutando in questo momento e stabilirà più tardi chi sarà il gruppo vincitore. Facciamo un applauso per gli amici di Melendugno, siamo pronti, la musica anche lui è pronto, musica Gianluca.
amici di Melendugno, il gruppo mascherato che ci invita a... No, in generale, facciamo un altro applauso, facciamo un applauso. Poi continua. Che arriva dagli amici di Melendugno, grazie per essere stati qui con noi. E andiamo avanti col prossimo invito, sempre i pelosetti presenti, perché fra le varie categorie abbiamo anche la categoria dei pelosetti, quindi mi raccomando ragazzi, venite qui quelli che sono in gara i pelosetti, perché vi facciamo conoscere al pubblico e anche alla giuria, anche se la giuria già vi ha ben opzionati. Il prossimo gruppo chi abbiamo adesso? Chi deve venire a esibirsi? Quale gruppo manca? Eccoli, stanno arrivando? Mandatemi un rappresentante qui, qualcuno un attimino che venga a riferirmi qualcosa. Eccoli qua, forse gli indiani. Il gruppo del pigiama party. Gli amici che ci invitano a riflettere quanto già i giovani, giovanissimi, stanno sempre con l'iPhone, con il tablet in mano, e loro invitano a riscoprire i veri valori dell'essere piccoli, d'essere bambini senza la voglia di diventare urgentemente grandi, di giocare con i giochi noti negli anni 80-90 con cui magari noi più grandi siamo cresciuti, il calcio balilla, i pazzetti Lego, Super Mario Bros, anziché le app, Instagram, Facebook e tutto ciò che ci filtra, anche la Barbie meravigliosa, il suo, la scatola originale, proprio quella. Facciamo un applauso alla Barbie che sta castonata dei 7 ore. Sta uscendo, è uscita, posseduta questa, la Barbie. Abbiamo anche, tu chi sei? La pista delle macchine. La pista delle macchinine. Lego, Super Mario Bros, il calcio balilla, i soldatini, abbiamo tutti i giochi che oggi i bambini come voi non usano più. Forza 4 anche. La chiavetta? Abbiamo la chiavetta, Gianluca. Ah, ce l'abbiamo la chiavetta, ok, ci siamo. Da dove venite ragazzi? Da dove venite? Amici di Melendugno, anche loro ci invitano a riflettere sulla bellezza di essere bambini. Non dobbiamo avere la fretta, o no, signora Adriana, di correre, di diventare grandi per forza. Però abbiamo anche la descrizione. Ma che ne sta nel 2000? L'idea appunto nasce da un gruppo di mamme che vedono quotidianamente gli adolescenti di oggi diventare subito grandi, non apprezzando la bellezza e il divertimento che ogni età può avere. Tra di loro comunicano solo virtualmente, passando dal tablet al telefonino, avendo come unico obiettivo selfie e chat. Il vero gioco è creare il divertimento reale, non virtuale, semplicemente giocando con questi eterni e meravigliosi giocattoli che di generazioni ne hanno conosciute veramente tante. Un bel pigiama party dunque, con bevande, frizzanti, popcorn, dolciumi e una mega torta per festeggiare un compleanno diverso dal solito, ma soprattutto per scoprire il piacere di giocare insieme. In fondo, perché tanta fretta di diventare grandi per poi capire che essere bambini è la cosa più bella del mondo. Quindi facciamo un applauso agli amici del Pigiama Party di Melendugno e vediamo la loro esibizione e le loro musiche che hanno selezionato per noi oggi. Musica Gianluca Battista! Con le mani a tempo tutti presenti! Decima edizione del Carnevale di Bernole! Sapete cosa c'è? La novità dell'anno è la festa qui da me.
Battistiamo gol del Festival Bar, ma che ne sanno i 2000, che ne sanno i 2000. Quando c'era il Walkman e Fiorello ai karaoke, nei divani dei gas della musica dance, ma che ne sanno i 2000. E di quando alle tre c'era Bim Bum Bam, The Game Boy e di blu, da Budi da Budà. Che ne stanno in 2000 degli scherzi dalla cabina, che ne stanno in 2000 i tre spotti di Cashiro, dell'uomo tigre, di Supercar, degli olandesi del Milan, ma che ne stanno in 2000. Amici di Vendola, a tempo con le mani tutti quanti, tutta la piazza di Storio Vendola, a tempo con le mani, sei, 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 pigiama party, che ne stanno in 2000. Fame dei gas della musica dance, ma che ne sanno i 2000? E di quando alle tre c'era Bim Bum Bam, dei Game Boy e di blu, da Budi da Budà. Facciamo un applauso e viva il pigiama party e viva la bellezza di essere bambini e rimanere bambini nel tempo e non perdere quella purezza di essere bimbi. Grazie a voi. Grazie a voi ragazzi. È il momento degli indiani, mi dicono il momento degli indiani. Ci sono gli indiani? Mi raccomando ragazzi, fate un po' spazio per agevolare anche l'uscita dei gruppi, in questo caso il gruppo del pigiama party, in modo che possano liberare il teatro che abbiamo creato qui in piazza oggi. Ok, è arrivata un'indiana, non faccia l'indiana però, è arrivata un'indiana che non fa l'indiana. Ciao, come ti chiami? Veruska. Veruska? Nome d'arte o nome vero? Non è Veruska oggi perché è carnevale, ma Veruska sempre. Veruska, è Veruska lei. Allora, Veruska, come nasce questo? Da dove venite innanzitutto? Guarda, noi veniamo da Cursi. In pratica devo leggere un attimo. Sì, in pratica fai quello che vuoi. Qua siamo liberi. Veruska, vuoi prendere un caffè, vuoi parlare, non parlare? Un applauso a Veruska! Per lei, mi stai il numero uno per le palle, è meglio di uscire. Va bene, leggi quello che devi leggere. Allora, noi siamo un paese, insieme al progetto dei 4x4, siamo Cursi, si è diviso in quattro rioni. Il nostro rione, il rione San Pio, si presenta quest'anno con il suo gruppo mascherato, la tribù dell'Aquila. La tribù dell'Aquila! Sui nostri vestiti spicca una bellissima aquila reale. Presso le tribù native americane l'aquila era un importante animale totemico, infatti le sue penne erano utilizzate come indumenti, copricapo e altri oggetti cerimoniali. Solo i più meritevoli, fieri e coraggiosi della tribù potevano adornare il capo con le penne di questo uccello. Gli indiani erano un popolo meraviglioso che nutriva un profondo rispetto per gli esseri viventi e per tutto ciò che li circonda. Per questa ragione il contatto con la natura, che rende i giovani capaci di sentimenti profondi, era un elemento importante della loro formazione. Ed è questo il messaggio che si propone di lanciare il Rione San Pio con questo tema. Bisogna rispettarsi di più, cooperare, comprendere che solo con il rispetto per noi e
stessi e per gli altri si possono fare grandi cose. Un proverbio Sioux dice: evitate di dare dispiacere ai vostri simili, ma al contrario, vedete di procurare loro gioia ogni volta che potete. Questo è il nostro motto per questo Carnevale 2019, perché sia un momento di gioia, di serenità e di puro divertimento da condividere tutti insieme come una vera e grande e bellissima tribù. Facciamo un applauso al capo tribù Verusca per questa grande descrizione dettagliata. Evviva il quartiere San Pio Ligursi, facciamo un applauso e siamo pronti per la loro esibizione. Grazie a te. Musica. Verusca, possiamo procedere o devi ballare? No, dico un ballo, giustamente. Cioè, parla, mica balla. Musica! Sono arrivati gli indiani a Vernole, direttamente da San Pio Cursi. Falco cercato, orso pelato, lupo filetto.
decima edizione del Carnevale Vendolese, complimenti, ci hanno fatto vivere il mondo degli indiani d'America. Adesso il prossimo gruppo, si inviterei a prepararsi il prossimo gruppo, nel frattempo vorrei i Pelosetti un attimino, prego signora Pelosetta, venga, venga, non faccia l'indiana, nel senso li abbiamo già fatti gli indiani, prego, venga. Eccoci qua, fra le altre categorie abbiamo anche i Pelosetti. Pelosetti, come ti chiami? Mariangela e lui. Mariangela e lui, si chiama? Leo. Leo, Leo, buonasera signor Leo, vuole dire qualcosa? Signor Leo? È stanco. È stanco, Leo è stanco da cosa? Abbiamo vestito Leo, cosa è vestito Leo? È un pagliaccetto. Un piccolo pagliaccetto, è un bacino bello Leo. Vuoi vincere Leo? Prima l'ho visto un pochettino, è un po' nervosetto, che abbagliava contro tutti, ma si è tranquillizzato. Perché voleva stare sul palco, mo sta sul palco e si è tranquillizzato. No, niente, non parlo il linguaggio giusto. Allora, signor Leo, vuole vincere questa manifestazione? Sì. Pensa di essere il Pelosetto più bello della manifestazione? Sì! Sì, qua abbiamo anche i fan, cioè Leo. Facciamo un applauso al Pelosetto numero 2, amici a quattro zampe, e vedremo come andrà. Ci sono anche altri Pelosetti. Vedremo chi vincerà. Andiamo avanti. Guardalo! Ma che bello che è! Facciamo un attimo. Vuole ballare? Abbiamo una musica, c'è un'esibizione di Leo? Un po' di musica, una musica qualunque, Gianluca, vai, non lo so, metti un pochettino qualcosa, ecco, vuole esibirsi, vuole ballare anche lui, protagonista sul palco, abbiamo il Pelosetto, Despacito l'abbiamo messo, e beh, molto latino, effettivamente, il Pelosetto numero 2 del decimo carnevale, e Leo, facciamo un applauso a Leo! Ecco, si è acceso! Quando sente Fonzi non capisce più niente! Quando sente lui Fonzi Despacito! Eccolo, vai, dillo! Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Con le mani tutti quanti! Despacito! Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. A chi tocca, che sono i prossimi! La giuria mi sta osservando. Sì, sì. Quale gruppo abbiamo adesso? Sono Braccio di Ferro? Tocca a loro, sì. Mandate un rappresentante di Braccio di Ferro, quale gruppo Popeye? Rappresentante del gruppo Popeye qui. Salve. Indiani del gruppi senior. Gruppo Sampio. Sampio per il gruppo Pelosetti qua sempre. Pelosetti abbiamo qui, come si chiama? Igor. Kiko, vieni qua, fatti vedere per il gruppo Pelosetti, facciamo un applauso a Kiko, che sfida Leo, che meraviglia, indiano d'America. Kiko, ciao, vuoi dire qualcosa Kiko? Kiko è stanco, è single oppure fidanzato, come Kiko? Single, se qualche cagnetta volesse approfittarne, qua Kiko è single, non vi fate ingannare dalla dimensione, i piccolini sono quelli che poi sono molto, molto pecorosi, parola di super pecoratore Franco Migliadire, grazie a Kiko, e il numero, Pelosetto numero 4, ok, prego, abbiamo la signora, lo spinacino, facciamo salire un attimo gli spinaci, buonasera. Venga, come si chiama? Maria, prego, facciamo un applauso alla signora Maria, rappresentante del gruppo Popeye di Braccio di Ferro. Venite da? Da Cursi, siamo del rione Ungolaro. È semplicissimo, il nostro carro rappresenta il 90° compleanno di Braccio di Ferro, è un cartone con il quale siamo cresciuti noi cinquantenni, okay. E che abbiamo fatto conoscere ai ragazzi, la lealtà di questo personaggio e la battaglia contro, diciamo, il cattivo, che poi alla fine, insomma, cattivo non era, e la difesa della sua fidanzata di Olivia, e diciamo che abbiamo ripreso proprio il cartone insieme ai ragazzi, quindi i bambini, anche i bambini
bambini hanno visto questo cartone del quale non conoscevano l'esistenza. E, siamo un gruppo, questa sera è una piccola, diciamo, rappresentanza, siamo un gruppo, abbiamo anche il nostro pelosetto, la spinacina, anzi lo spinacino, lui è Zeus, lo spinacino del gruppo. Siamo un gruppo, come dicevo, di 207 addirittura persone, abbiamo cucito 207 vestiti. Questa sera purtroppo il lunedì è sempre un giorno di lavoro per molti, per cui insomma c'è una piccola rappresentanza. Siamo molte famiglie, come vedete molti bambini e molti giovani soprattutto, avvicinati proprio dai più grandi all'arte della cartapesta. Siamo qui. Complimenti dunque agli amici di Cursi, al piccolo spinacino, a Zeus, anche lui è in lizza per essere il vincitore finale. Vedremo dei pelosetti. Il capitan Braccio di Ferro è pronto, siamo pronti. Possiamo, mettete la vostra musica o la mettiamo noi? La mettete voi? Ok, siamo pronti, facciamo un applauso al mondo Popeye e Braccio di Ferro, Olivia e gli spinaci, tutti insieme qui in Piazza Vittorio Veneto per la 10ª edizione del Carnevale Vernolese. Musica! Dal carro può partire. Con le mani a tempo tutti quanti gli amici presenti in Piazza Vittorio Veneto. Il grande cartoon prende vita qui per noi alla 10ª edizione del Carnevale. Abbiamo break dancer, Braccio di Ferro, non si era mai visto, Braccio di Ferro che parla la break dance, che spettacolo. Facciamo un applauso al nostro break dancer Popeye, direttamente da Cursi. Insieme con il carro Popeye direttamente da Cursi, qui a Vernole, il grande carnevale di lunedì non si era mai visto, lo facciamo tutti insieme oggi a Vernole, amici. Siamo anche in diretta sui social, ciao amici di Facebook e di Instagram, ciao. Bacia ancora, tutte voglio d'amore,
facciamo ancora un grande applauso per gli amici di Cursi, le Spinacine, anche il nostro piccolo pelosetto Zeus che sta incitando tutti i suoi amici, le olivie, i bracci di ferro. Grazie a tutti, siamo arrivati alla fine delle esibizioni, quindi fate e fatevi un grande applauso. Complimenti a tutti, grazie per essere stati qui con noi. Ma adesso è il momento, prima delle premiazioni, inviterei sul palco tutta l'amministrazione comunale, tutti gli organizzatori di questo grande carnevale a raggiungermi qui sul palco. E prima di passare alle premiazioni è il momento di gustarci i fuochi d'artificio, vedere un po' di spettacolo stellato sopra di noi. Quindi alziamo tutti quanti, o no signora, non vogliamo mettere un po' qualche fuoco d'artificio, vogliamo alzare tutti quanti le nostre teste al cielo, il momento dei fuochi d'artificio offerti. Ah, c'ho altri tre carri? Niente, ci hanno detto una cosa sbagliata, quindi nel frattempo abbassiamo le capo, quindi non guardiamo più il cielo, torniamo sulla terra. Torniamo sulla terra perché ci sono altre esibizioni. Qual è il prossimo carro, quale sarà? Dobbiamo liberare il carro Popeye. Cortesemente gli altri gruppi che devono ancora esibirsi, se possono raggiungerci qui di fronte al palco, ragazzi, che siamo un po' in ritardo con la tabella di marcia. Facciamo spazio per far uscire adesso il gruppo di Cursi di Popeye e invitiamo a raggiungerci i gruppi che ancora non si sono esibiti qui sul palco, prima di gustarci i fuochi d'artificio e di passare la parola all'amministrazione comunale, al sindaco e agli assessori. Prima di fare questo, gustiamoci ancora l'esibizione di coloro che non sono fatti vedere dalla giuria. Sciolti, l'assessore Mangé sul palco, cortesemente. Assessore Sciolti, l'assessore Mangé sul palco, grazie. E questa è la musica latina che ci offre il nostro DJ ufficiale di oggi, Gianluca Battista, un avvocato prestato al fondo della console. Che spettacolo! Dalla giacca alla cravatta, alle cuffie e un attimo al mixer. Il super procuratore presente con noi sul palco sempre, operativo Super Franco. Ancora i gruppi che non si sono esibiti a raggiungerci qui di fronte al palco, prima di passare la parola all'amministrazione comunale di Vercole e a vedere tutti insieme i fuochi d'artificio preparati per noi qui oggi. Musica. Vabbè, ma quando carriamo, ma non senti? E ti ha buttato. Li vedo arrivare, sì. Mi sa che sono proprio loro, i cowboy. Tanto attesi i cowboy. Eccoli qua, stanno arrivando, stanno svoltando sulla nostra strada. Gli amici del saloon, amici a cavallo! Accogliamo con un grande applauso qui il carro numero 8 in piazza, qui a Vernole, saloon, amici a cavallo, ben arrivati ragazzi! Ballano! Con te balla, balla, tutta la notte sei bella, non ti fermare ma balla. Se mi mandate
un rappresentante del vostro carro, ragazzi? Un rappresentante, puoi venire a parlare un attimo? La giuria intanto in modo scrupoloso osserva le fattezze del carro, l'energia, la coreografia e la scenografia presente. Il loro leader li carica a fare sempre di meglio, sempre più casino. Sta arrivando per dirci un pochettino da dove vengono e quello lo spirito con cui hanno affrontato il carnevale di oggi. Eccolo qua, ci sta raggiungendo il capo cowboy, lo sceriffo, quasi sceriffo ancora, come ti chiami? Alessandro. Alessandro, facciamo un applauso ad Alessandro. Allora Alessandro, da dove venite? Da San Donato. Da San Donato, gli amici di San Donato presenti qui a Vernole, raccontami un po' questo carro, come nasce e cosa rappresenta. Abbiamo pensato di riproporre il vecchio Saloon Western all'italiana, ai giorni nostri, quindi con le canzoni nostre, i divertimenti nostri. Ci siamo divertiti nel crearlo, nell'esibirci, siamo onorati di essere presenti qua a Vernole e ci divertiamo più noi che i bambini, che alla fine rimaniamo bambini per sempre. Come abbiamo mandato il messaggio prima con gli amici del Pigiama Party, ma c'è un'esibizione particolare, qualcosa? Sono finito così. La giuria ha preso atto della vostra scenografia, della vostra esibizione, del vostro meraviglioso carro, quindi grazie Alessandro, grazie agli amici di San Donato per essere stati con noi, grazie ragazzi, e possiamo passare avanti e vedere il prossimo carro, quindi congediamo e ringraziamo il carro numero 8, amici a cavallo di San Donato. Questa si vede. Congediamo gli amici di San Donato, amici a cavallo. Facciamo un applauso, Ralph spacca tutto. Questo mondo digitale è fatto di messaggi WhatsApp, like, fascine, condivisioni di foto e video di amici ritrovati grazie ai social Facebook e Twitter, di acquisti su eBay, mail, ricerche, giochi con Google. In questo strano mondo il legame di amicizia fra la piccola e vulnerabile Vanellope e il rozzo ma dolcissimo Ralph viene messo a dura prova. A vincere però sono i sentimenti veri, fino ad arrivare a comprendere che l'amicizia non è possesso ma rispetto della libertà dell'altro. Il nostro carro insomma è una corsa sfrenata attraverso la nostra epoca tra divertimento e riflessione. Il carro è stato realizzato principalmente grazie all'amicizia, pazienza e collaborazione, utilizzando materiale riciclato, carta, cartone, legno e ferro per la struttura. I pupazzi e il palazzo Google sono stati realizzati in cartapesta utilizzando colla fatta nella maniera tradizionale con acqua, zucchero e farina. Anche i vestiti e le maschere sono stati realizzati utilizzando materiali riciclati, cartone, stoffa e gomma tecla. Quindi facciamo un grande applauso al carro di Ralph e Vanellope. Benvenuti ragazzi e grazie per essere qui con noi a Vernole. La giuria vi sta osservando. Se c'è un rappresentante, qualcuno che vuole venire a dire due parole, lo aspettiamo qui sul palco. Venezuela,
questo meraviglioso carro qui di Ralph Spaccatutto a Vernole. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Fabio. Fabio, dove venite? Dove nasce questo capolavoro? Allora, questo nasce e viene da San Donato di Luce. Abbiamo messo tanti sacrifici, un buon lavoro. Il carro è stato fatto tutto in cartapesta, con zucchero, farina, acqua. Ci abbiamo messo altro lavoro, abbiamo speso tanti soldi e tanti sacrifici. Viva il carnevale! Grazie, grazie, questo è meritatissimo, applauso per voi, degli amici di Vernole, grazie per stare qui con noi. Concediamo il prossimo, Carlo. Fatto con materiali di riciclo, la carta pesta, con acqua, zucchero, farina, uova, se vuoi pure mangiare sto carro, mi raccomando, assaggiatele tutti. E grazie agli amici di San Donato, una prelibatezza qui a Vernole. Arriva, c'è l'esibizione, Accogliamo adesso il gruppo del carro numero 7, la fattoria degli animali qui di fronte al palco, mentre il carro resterà sulla destra, di fianco al palco. Cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot. Ducks and quack, the fish go blurr. Ragazzi, lasciamo un po' di spazio, fate passare il carro numero 7 in modo che possa entrare in piazza cortesemente. Fate spazio, fate spazio. La fattoria degli animali, ispirato alla fattoria degli animali di George Orwell. Il carro è un'allegoria della storia umana e della difficile ricerca della pace e della felice convivenza. Tutti i materiali utilizzati sono frutto di un'azione di riciclo, ricerca e uso parsimonioso. Il carro è realizzato in cartapesta. Le maschere in cartone sono state realizzate dai ragazzi con una originale tecnica, frutto di un laboratorio fatto a scuola. Facciamo un applauso agli amici della fattoria degli animali col carro numero 7 e gustiamoci la vostra esibizione. Gianluca, abbiamo la loro base? Siete pronti, ragazzi? Mi date l'ok? Ok, musica! Sì, sì, con le mani a tempo, tutti quanti gli amici di Vernole! Il carro numero 7 qui in piazza! Il carnevale vernolese! And the elephant goes toot, ducks and quack, and fish go blurb, and the seal goes ow, 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 but there's no sound that no one knows. What does the fox say? Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. But I remember Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Say, 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 say. Il carro numero 7 della fattoria degli animali. Siamo arrivati alla fine. Sono l'ultimo gruppo che si sta esibendo e presentando con la loro energia e colore di fronte alla giuria di questo decimo carnevale vernolese.
complimenti ragazzi. Facciamo un applauso per la fattoria degli animali. Complimenti ragazzi e ragazze. Da dove venite ragazzi? Di dove siete? Di Martignano, quindi un saluto agli amici di Martignano. Salute. Il Salento presente in tutti i suoi luoghi più importanti qui oggi a Vernole. Grazie ragazzi e amici di Martignano, un applauso. Allora siamo arrivati alla fine di questa lunga maratona colorata, allegorica. Carpettieri sta fresco come una rosa, come se fossero fare le 8 del mattino. Gianluca Battista nel frattempo diventato biondo. Pasquale ha perso 10 kg, sa una bellezza. Allora volevo ringraziare innanzitutto il comune di Vernole, l'assessorato al turismo e allo spettacolo, e ricordarvi che questa manifestazione è stata importante. Grazie anche all'aiuto prezioso degli sponsor commerciali che hanno supportato questa iniziativa. Volevo ricordare il nostro main sponsor l'Acqua Pool, Lido Quintero, Adriateca, YCD Vernole, l'azienda agricola Baglivi di Vernole, Caffè Vittoria di Calimera, la pasticceria Alabama, Mille Articoli di Vernole, ristorante Lilith, il B&B La Corte di Edoardo Vernole, Generation Beat di Castri. Sono tutti quanti gli sponsor, facciamo un applauso perché hanno reso possibile anche la manifestazione di oggi, grazie ai nostri sponsor. Io vorrei sapere se passare al cielo la testa, signora, per guardare i fuochi d'artificio oppure... Ok, silenzio per favore. Ok, è il momento delle grandi sorprese. Togliamo la musica anche sui carri cortesemente ragazzi, silenzio totale, abbiamo fatto un casino totale, 5 ore basta, silenzio, le ricche mi sta fanno male. Ok, silenzio. Emozionale, abbracciatevi, baciatevi, vogliatevi bene, tutto questo lo offre il comune di Vernole, facciamo un applauso al comune di Vernole, facciamoglielo, forza, facciamoglielo, e lunedì nel Salento sta fatiano tutti, a Vernole c'è la festa, facciamo un applauso al comune di Vernole, insomma, sembra sabato ed è lunedì. Assessore. Io a Lecce, laggiù mai se queste cose, manco a Ferragosto. È vero, confermiamo. A Cellino sì, però, al paese mio sì, le fanno queste cose. Mi sanno fare i fuochi d'artificio. Figurati. Pariamoli. Spese 20 minuti fuori d'artificio, un applauso all'amministrazione di Vernole, avanti, non due raudi, due mortaretti, prendi e spara, c'è qua le bombe, i fuochi d'artificio di altissimo livello, ancora. Guarda lo primo che si lamenta del comune di Vernole, guarda, di casa, siamo, di casa.
piccolo appunto ma importantissimo, i fuochi d'artificio, il gran finale sono offerti dalle indennità degli amministratori, hanno tolto dalla tasca loro per offrire ai loro concittadini, e facciamoglielo grande questo applauso. Quando mai si avvisa queste cose, quando si ridono mai. E questa è l'amministrazione che vi vuole bene, vuole bene alla propria comunità, grazie all'amministrazione comunale di Bernole. Sono finiti fuochi, applauso, sono finiti ufficialmente. Aspetta, molto è stato Laurio, non sapevo. E qua l'indennità, ti smorbiano l'indennità, abbastanza. Allora, io devi passare prima delle premiazioni la parola a loro. Abbiamo il sindaco Francesco Leo, facciamo un applauso al sindaco di Bernole, Francesco Leo. Allora sindaco, la risposta popolare è straordinaria per la giornata di oggi. Come si sente il cuore da sindaco, cosa dice? Contentissimo della manifestazione, riuscitissima, e tante presenze che veramente si sono divertite. È stato veramente un successo questa manifestazione, in cui ci siamo spesi tutti, ma non solamente a livello di indennità, ma ci siamo spesi anche a livello di impegno. E un ringraziamento particolare alla vice sindaco, a Lucia Papa Pascali, che ha dato veramente anima e cuore per questa manifestazione. E ringraziamo tutti quanti, perché è una manifestazione riuscitissima, con carri, maschere che sono venute da tante parti, da tanti comuni, da Martignano, da Bagnolo, da San Donato, da Cursi, da Quarica, quindi sia del nostro comune sia da altri comuni, da Castri, quindi tantissime presenze, e veramente in un clima festoso, e si vede chiaramente che tutti quanti vi siete divertiti. È stata veramente una bellissima serata, e non è finita ancora qui, perché d'ora dobbiamo passare alle premiazioni purtroppo che non potranno essere date a tutti quanti, perché il budget era quello, anche se ci siamo a livello di indennità, non solamente per i fuochi ma anche per quanto riguarda i premi, abbiamo messo parte della nostra indennità per coprire certi premi, perché abbiamo visto che c'erano molte maschere, molti gruppi che andavano premiati comunque, e abbiamo aggiunto qualche premio in più, perché il confronto, la competizione è bello quando c'è la competizione, c'è un confronto, e quando c'è un vincitore e un vinto. Sicuramente ci sono dei carri che non hanno vinto, però la competizione c'è, bella per quello, perché quando c'è confronto c'è anche competizione, c'è un vincitore e un vinto, i vincitori hanno vinto e sono premiati, gli altri purtroppo non possono essere premiati, quindi faremo altri confronti eventualmente. Ma è bello anche di essere sportivi, noi siamo per i confronti quando bisogna farli, siamo e li faremo sempre in qualsiasi sede, senza problemi. Sicuramente questa sera abbiamo vinto noi, e grazie a tutti quanti, perché è stata una bellissima serata, e ce ne saranno altre, e vi divertirete tutti, e noi vinceremo ancora, grazie. Vinceremo perché le serate saranno lucidissime, grazie. Passo la parola al vice sindaco, che ringrazio di nuovo per questa magnifica serata, Lucia Papa Pascali, grazie. Grazie al sindaco Francesco Leo, grazie. Grazie. Questa è la nostra. Ciao Lucia, fatti un po' più avanti, così anche facciamoci vedere perché quanto hai lavorato. Un grande applauso, perché veramente l'ha fatto col cuore questa manifestazione, Lucia. Veramente grazie per l'impegno, per la passione che ci hai messo oggi. Grazie, questa è la nostra piazza. Io sono emozionata per vedere che la nostra piazza è la piazza della comunità di Bernole. Applauso! Forte! Siamo una comunità! Dietro questa iniziativa c'è tanta fatica. C'è fatica nel trovare i soldi, e io ringrazio i nostri sponsor che spesse volte il nostro presentatore li ha mandati. Abbiamo integrato con le nostre identità, perché noi siamo un'altra cosa, siamo un'altra cosa noi. Grazie a voi tutti, grazie a coloro che sono venuti ad onorarci, agli altri comuni che hanno integrato insieme in questa piazza. Siamo la comunità delle comunità del nostro Salento. Viva il nostro comune, e viva tutti gli altri comuni che ci hanno onorati. È un momento anche di
ringraziamenti. Io voglio ringraziare per il lavoro che è stato fatto. Ringraziamo il comandante Palano e tutto il suo comando. Applauso, applauso! Il comando dei carabinieri di Vernole. Grazie. Applauso pure per i carabinieri. I nostri dipendenti, Occhilupo, Miggiano e Sciolti. Applauso! Grazie ragazzi! I gruppi della protezione civile, quella di Vernole e quella di Castri, grazie ragazzi! Al responsabile, la signora dottoressa Linciano Maria, grazie! E un ringraziamento speciale al nostro ex dipendente Giuseppe Sciolti, che non ha mai smesso di sentirsi uno di noi. Grazie per questo palco di marzo. Grazie Giuseppe. Grazie Giuseppe. A Reginaldo, ad Andrea, a Melania, a Diego e tutti voi ancora grazie. Questo è un carnevale dopo 5 anni di sosta. È la 10ª edizione, saremo per 5 anni e ne faremo altre edizioni, se ne facciano una ragione. Viva Vernole! Grazie. Questo è soltanto un nuovo inizio per il Comune di Vernole. Grazie Lucia. Si lavora in questa maniera, con dedizione, lavoriamo il nostro tempo, lo dedichiamo a lavorare bene e sicuramente lavoreremo ancora meglio per questa comunità. Grazie. Grazie, grazie sindaco, grazie all'amministrazione comunale. Massimo! Presidente della commissione adesso, eccola qua, la nostra presidentessa, è il momento... Un applauso alla presidentessa, giovane! Bella e colorata, bella e colorata. Coloratissima! Allora io vi ringrazio tutti per essere venuti qui, è stato difficilissimo trovare, o meglio premiarvi, perché siete stati, oltre ad essere tantissimi, siete stati veramente molto bravi per, nel fare, nell'allestire i carri e anche nel fare le vostre maschere. Quindi io inizierei subito con la premiazione, iniziamo con premiare il pelosetto. Iniziamo dal pelosetto, allora il pelosetto, okay. Sono i cagnolini che abbiamo visto, belli colorati, agghindati a festa, Zeus, Leo e altri. Golia. Allora, chiamo Golia Bianca. Consigliere. Chiamiamo consigliere. Fai tu? Chi premia? Inizio io. Allora, primo premio per il pelosetto più simpatico va a Giuliani Mariangela, e il pelosetto è il pagliaccio Leo, che aveva proprio fretta di salire. Eccolo qua, facciamo un applauso al primo vincitore di questa 10ª edizione. Aveva fretta, praticamente è stato sempre sul palco. Leo. Sono molto contento, sta dicendo. Sono single. E cerco pelosetta. Cerco pelosetta, non divorziata, single, direttamente la vuole. Va bene di 1 o 2 anni, ha detto. Giro a casa mia perché non vuole fare molta strada per andare a trovarla. Quindi ci siamo, facciamo un applauso al primo vincitore e alla sua padrona. Pelosetto originale della 10ª edizione va a Leo. Che spettacolo. Bravo Leo. Ora andiamo avanti, il primo premio per la maschera originale, lo premia il consigliere Antonucci, prego. Facciamo un applauso al consigliere Antonucci. No, non faccia il timido, consigliere Antonucci, sia qui con noi a premiare. Allora, insieme ci stiamo premiando, eccolo qua. Premio per la maschera più originale, il mercante di Venezia, conferito a Cannoletta Valerio. Il signor Valerio, che mi sa che se n'è andato purtroppo. Non dovrebbe esserci, perché se ricordo bene disse ben dagli uscire, infatti se n'è andato veramente. Beh, i mercanti, ragazzi, il mercante c'ha da fare, non è che deve andare a mercanteggiare. Ha asciuto a Venezia, quindi non, se n'è andato. Però sappiamo che ha vinto lui. Facciamo un applauso al mercante di Venezia, quel signore bello con la barba, l'avete visto, con i pappagallini. Andiamo avanti con la prossima premiazione. Presidentessa, cosa premiamo e chi premiamo adesso? Premiamo il quarto posto per il gruppo junior. Ok, gruppo junior, quarto posto del gruppo junior. Oh! 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 Oh!
facciamo premiare direttamente dal sindaco, anzi no, questo ce lo il sindaco, ce lo teniamo per il primo posto. Sì. Prego, assessore Mangè, apra la busta. Assessore Mangè, in suo momento, quarto posto ai gruppi junior. Il gruppo junior, quarto posto. Va bene. Ci siamo. Oh! Con i tamburi, eh? Quarto posto. Chi è? Allora, sì, è difficile da leggere questo. Da dottore, allora, è la signora Catarsina con Ricominciamo da noi. Se ho sbagliato, scusatemi. Il gruppo Ricominciamo da noi, eccoli qua, sono qui. Prego, arriva. Il quarto posto. I preistorici possono salire sul palco. Sì. Prego, prego, uno rappresentante del gruppo junior, forza, vieni, come ti chiami? Alessandro, complimenti a nome dell'amministrazione comunale di Vernole. Premi di 60 euro. Grazie per essere stati qui con noi, grazie, come ti chiami? Matilda. Grazie a Matilda e grazie ad Alessandro. Ciao, come ti chiami? Alberto. Anche Alberto qui con noi. Tutti qua, tutti quanti! Eccoli qua, tutto il mondo preistorico presente, tutti insieme, insieme all'assessore, il quarto posto dei gruppi junior, facciamoci una foto tutti insieme, tutti quanti insieme col gruppo. Bravi ragazzi! Un applauso! Bravi ragazzi! Ginau! Grazie, andiamo avanti col terzo. Ecco qui, allora, Massimo. Il terzo posto sempre per il gruppo mascherato junior va all'oratorio Santissima Grotta di Carpignano con Cartoons Game. Dove siete? Sono? Eccoli là. Forza venite! Ecco! Saliamo sempre dalla scaletta di dietro cortesemente. Bravi, eccoli qua. Eccoci qua. Cartoons Game. Terzo posto. Ragazzi. Allora. Terzo posto. Chi li dirà il terzo posto? Bravi ragazzi. Arianna. Bravi, bravi tutti. Forza. Allora, ci facciamo una foto. Chi ci va? Foto di gruppo. Foto. Tutti quanti qua. C'è tutto, eccolo, eccolo. Sorriso, eccolo. Ok, abbiamo la fotografia, grazie. Cartoons Game, grazie a Sanpei, presente. Allora, noi del gruppo oratorio di Carpignano Salentino ringraziamo tutti quanti voi, l'amministrazione comunale, con grande affetto. Grazie, grazie. Grazie, grazie a voi per essere venuti. Agli amici di Carpignano. Grazie davvero. Andiamo avanti con il secondo posto, allora, adesso il gruppo junior. Esatto, con il secondo posto. Dai una mano. Che no, proprio il primo mi ha dato, vai, solo il secondo, vai. Chi sarà il secondo posto? Oh. 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 Il secondo classificato per il gruppo junior è il... la signora Ven Anna Rita. Pigiama Party, gruppo Pigiama Party. Felicissimo. Secondo, eccolo qua, gli amici del Pigiama Party, se vogliono salire per una fotografia sul palco, la scaletta è dietro. Forza a tutti gli amici del Pigiama Party. Bravissimi tutti insieme. Che confusione, sarà perché ti amo. È un'emozione. Eccoci qua, piano piano. Pronti per la foto, guardiamo tutti quanti la nostra fotografa ufficiale. Sorriso, pronti, Gis. Guardi. Ok, grazie, volevo fare il tocco. Dai ragazzi. Grazie a Super Mario. La produzione, o meglio, il primo della... Francesco è pronto per proclamare il primo posto per il gruppo junior. Il primo posto è aggiudicato
dalla scuola dell'infanzia statale di Verdole. Con Aiutami a ridere, il primissimo posto, bellissimo gruppo. Bravissimi. Scuola dell'infanzia statale di Verdole. Scuola dell'infanzia di Verdole, primo posto. Per far confusione fuori e dentro di te. Ragazzi, fate passare per favore, creiamo un pochettino un viatico per accelerare l'operazione. Bellissimo gruppo. La voce che risponde nel partito. Siete galoppa più che vuoi. Corri vai, non ti fermare. Che di strada ce n'è ancora tanta, sai. Sì, lo so, vedo una candina che mi potrà togliere sete fonde. Di Verdole al primissimo posto. Fotografia, fotografia, abbiamo fatto la foto. Tutti vorrebbero arrivare al primo posto. Pronti per però non tutti ce la fanno. Grazie. Anche che arriva al secondo posto comunque sale sul podio, Siete grandi, siete. Allora passiamo al gruppo senior adesso. Gruppo junior. Dice la comunità di MCA. È il momento MCA. Bravi ragazzi. Allora adesso continuiamo premiando i gruppi senior. Partiamo con il quarto posto. Quarto posto ai gruppi senior. Quarto posto. Albano, tu sei Albano ogni tanto. Gradita, fai cosa gradita. Allora, quarto posto va a Longo Fabrizio di Acquarica con Profumo di Donna. Il gruppo Profumo di Donna, gli amici del gruppo della Mimosa, con il perché loro messaggio solidale. Un loro messaggio solidale vita contro la violenza sulle donne, importantissimo messaggio passato oggi qui in un clima goliardico di divertimento, un messaggio sociale molto molto importante che parte da questo palco, quindi grazie agli amici, infatti meritatissimo il loro quarto posto qui con noi sul palco, ci stanno raggiungendo. Grazie! Lo può dare al non mi faremo corretta, grazie, non mi faremo ufficiale. Ci fai la foto?
Francesco mille lire. Premiamo il terzo posto del gruppo senior. Il grande PR del Salento, colui che ha mandato a ballare generazioni su generazioni, magari anche molti di voi sono figli nati da un amore nato in discoteca, sbocciato a Santa Cesarea Terme, al Marea, al Bulbè, perché lui ha mandato generazioni a ballare ed è qui con noi e ce lo freggiamo. Noi siamo contenti di averlo qui sul palco. Vince la tribù dell'Africa. La tribù dell'Africa. Terzo posto. Il super preparatore Francesco Miadina ha detto che la tribù dell'Africa è terza! Amici di Verdole, abbiamo il terzo gruppo vincitore! Al terzo posto la tribù dell'Africa! Eccoli qua! Proprio all'ultimo momento sono arrivati, eh! Secondo classificato, gruppo mascherato senior, va a Fiocchi di Neve a Primavera. Fiocchi di Neve a Primavera! Compagnia Carnevale Melendugno. Sul palco, su! Gli amici che ci hanno invitato a riflettere sul rispetto dell'ambiente. Cambiamento delle condizioni climatiche nel mondo, queste sono dovute al nuovo. Arrivano qui sul palco, secondi classificati. Con le mani al tempo! Complimentissimi! E allora siamo arrivati a scoprire
chi sarà al primo posto? Chi ci sarà al primo posto, caro sindaco? Sindaco Francesco, secondo lei chi ci sarà? Dobbiamo andare il primo a posto. Spinteggiare. Il gruppo senior se l'è aggiudicato Sergio Antonietta Martignano con l'età dell'oro. L'età dell'oro! L'ora non passa mai di moda, Eccoli qua! Eccoli qua! Non guardate mai loro! Non li riconoscete perché mi sono cambiati in tanto! Complimenti, complimenti! Every sight and every sound, and I don't know if I'll see you till my soul knows. Martignano. Facciamo una foto, ragazzi, la nostra fotografa è pronta. Cheese. Ai vari comuni che sono venuti ospiti della nostra bellissima serata, anche ospiti del comune di Martignano, il gruppo senior primo posto, l'età dell'oro. Grazie della vostra partecipazione. Grazie. Ecco, passo la parola a un componente del gruppo. Grazie, grazie davvero, è stato un bel carnevale, valutato, e speriamo davvero che continui negli anni, perché comunque è una forma di aggregazione, una bella aggregazione. Continuate così davvero, perché comunque è una festa continua. Noi vorremmo leggervi l'estensa del nostro gruppo. Ci dispiace non essere presenti con noi, i nostri vestiti, ma siccome erano molto ingombranti, perdonateci, ma abbiamo dovuto toglierli. Vi leggiamo le motivazioni del gruppo. Era intitolato L'età dell'oro. Ci fu un tempo in cui gli uomini parlavano con gli dei faccia a faccia. Era l'età dell'oro. Con la grande festa del carnevale ci si augura il ritorno di quell'era mitica e felice in cui tutti i potenti valevano quanto gli umili. E l'oro, come il sole, splendeva sul volto di tutti. Il gruppo si è vestito di luce perché disperdendo la nera tenebra torni a splendere il sol dell'avvenire. Grazie. Grazie a voi. Primo premio quindi Martignano, il gruppo di Martignano. Grazie della vostra presenza. Complimenti. Infatti, benissimo. Grazie al gruppo di Martignano, l'età dell'oro. Complimenti ragazzi, primo gruppo senior. Riducendo alcune indennità degli amministratori e non solo, quindi abbiamo premiato 5 carri e in più abbiamo dato un premio simpatia, quindi proprio per questo, in virtù del fatto che è stato difficilissimo trovare un giusto vincitore e purtroppo doverne non premiare alcuni, quindi detto ciò vorrei... Viva le indennità degli amministratori soprattutto, viva le indennità! Che non ci sono più. Ora, partiamo con il premio simpatia. Premio simpatia. Premio simpatia va al signor Rossato Franco di Carpignano per la fattoria degli animali. La fattoria degli animali. Premio simpatia per la fattoria degli animali. Forza sul palco. Forza sul palco, ragazzi. Decima edizione. Però da sempre direttamente Alfano, quindi vedete un po' più animali di Alfano, insomma, ma lo so, la fattoria, scusami. Foto ufficiale, facciamo un applauso per la fattoria degli animali. Simpatia. Foto, sorriso. Grazie ancora. Allora, passiamo con il quinto posto. Allora, è arrivato anche il consigliere Lia, quindi faccio un passo avanti. Consigliere, buonasera. Buonasera a tutti.
al quinto posto di questa classifica ufficiale, decima edizione del Carnevale. Melcore Eleonora Cursi, in qualità di responsabile del prendere la vita con leggerezza. Prendere la vita con leggerezza! Tutti sul palco! Al quinto posto! Forza sul palco! Per la nostra fotografa, sorriso, quinto posto. Fatevi un applauso, ragazzi, fatevi un applauso meritatissimo. Ehi, ragazzi, bravissimi, i serpenti presenti qui sul palco. Grazie ragazzi, andiamo avanti. Grazie, grazie ancora. Allora andiamo avanti con la promozione del quarto gruppo, del quarto carro. Va alla Prologo di Bagnolo con Un mare di plastica, consegna il premio l'assistente Angelo. Gli amici di Un mare di plastica dove sono? Non ci sono, se ne sono andati. Abbiamo una rappresentante per gli amici di Bagnolo. I'm sure you'll be amazed. Be fun to be had by everyone. Hey. It's up to you. Surely can be done. Hey, hey, hey. Sul podio al terzo posto. Allora il terzo posto va a Conte Alessandro San Donato con il saluto dell'Italia all'italiano, scusate, applauso. Forza, ragazzi, forza gli amici del saluto di San Donato, eccoli qua che stanno arrivando, Alessandro, tutti gli altri. Dall'antico Far West di San Donato, eccoli qua, facciamo un applauso. Posto. Vuole fare Lucia il secondo posto? Assolutamente sì. Al nostro vice sindaco. Un applauso per Lucia! Un applauso!
secondo premio, Cursi, 90 anni, braccio di ferro. Come Andrea, vai tutti in musica sul palco. Bravissimi, complimenti agli amici del gruppo Pompei e tutti, tutti sul palco. Attenzione alle luci, attenzione ai figli, attenzione! Complimenti, siamo arrivati al momento e catartico, al momento catartico del secondo posto, che era un gruppo veramente bello. Dobbiamo passare al primo posto, però devo dire una cosa: fra il primo e il secondo posto c'è stata una differenza, mi pare, di solamente 2 punti c'è stata, però purtroppo scusami. La giuria ha votato così e quindi passiamo così al primo posto. Il primo posto è aggiudicato da Buttazzo Antonio Vito Castri con il gruppo Madagascar. Questi 30 anni a Ilario, grazie della vostra partecipazione, siete stati grandissimi, siete stati come è stata una grandissima serata e vi siete divertiti tutti quanti, perché abbiamo visto è così e noi miglioreremo ancora per l'anno prossimo, ancora meglio, ancora una serata ancora più ricca, ancora più carri, ancora più premi. Eventualmente metteremo qualche indennità di più nostra per fare una serata ancora più bella. Questa è una promessa e le promesse noi le manteniamo. Grazie di cuore a tutti quanti. Nel frattempo volevo comunicare che siamo in diretta con 600 persone, ci stanno guardando su Radio Ok, siamo in diretta, ci sono 600 contatti in questo tutti momento. Tutti quanti a ballare, grazie. Grandi. Ciao Antonio, ciao Marcello, ciao Carabinieri, da Cascar, primo premio. Grazie. Saluta a tutti, ciao! Grazie della vostra partecipazione. Sì, ma le mitragliere era una copertura di ancora forma tagli di ragazza in buona casa. Mariano, sì, ma di Michele. Grazie ancora. Era il cordigliere da mattina a sera. Grazie ancora all'amministrazione comunale di Vernone, a tutti gli sponsor che hanno reso possibile questa manifestazione. Grazie a tutti per questa 10ª edizione. Grazie a tutti, all'anno prossimo ci si augura con l'11ª edizione. Grazie al sindaco, vice sindaco e a tutta la giunta comunale di Vernone. Grazie ragazzi, abbracciava sulle casse. 10ª manifestazione che sarà ancora più bella, ancora di più, ancora miglioreremo. Grazie alla presidente anche.
Grazie Presidente, grazie a tutti voi che siete intervenuti, tante ore tutti insieme col sorriso e con tanto colore, grazie a tutti per essere intervenuti in questo magico e fantasioso pazzo lunedì salentino, grazie a tutti. E l'amministrazione, vogliamo ringraziare voi, Partito Salento. Grazie, grazie, gentilissimi. Siete stati veramente magnifici, grazie per aver aggregato nel nostro pomeriggio. Un onore e un piacere essere qui con noi, siamo molto legati al Comune di Vernone, è stato bellissimo. Grazie a tutti, speriamo all'anno prossimo. Ciao, ciao ragazzi e buona primavera a tutti. E siamo llegati in questa maniera. Grazie. Ballare, ballare, ballare. Grazie. Alla musica di Gianluca Battista. Grazie al nostro tecnico Pasquale. Al nostro supervisore artistico e tecnico. Pensionato. Siamo persi senza lui. Cristian Carpentieri, grande Cristian. Susan.